Allora, noi abbiamo convocato questa conferenza stampa per presentare questo evento che ci sarà appunto sabato prossimo alla sede della Canottieri. Sapete che sono 150 anni della società Canottieri Limited, che è la società più antica d'Italia, e noi abbiamo ritenuto, il comitato organizzatore, il presidente, insieme all'amministrazione comunale, l'anno scorso di far partecipe di questo evento la Presidenza della Repubblica, perché ritenevamo sia il fatto che è la più antica d'Italia, sia che i 150 anni, quindi l'età dei canottieri corrisponde all'età del nostro Stato, fosse un evento di un'importanza ovviamente nazionale. D'altronde i risultati sportivi della nostra società sono risultati nazionali e quelli che i risultati di domenica scorsa con... 29° titolo italiano. Eccoci, quindi siamo al 29° titolo italiano della società canottieri, mi sembra che questo. Il Presidente della Repubblica ha risposto positivamente a questo nostro invito e l'ha fatto conferendo un riconoscimento alla società canottieri, appunto una targa che verrà consegnata dal Prefetto di Firenze sabato prossimo, e quindi abbiamo organizzato questo evento nel quale la comunità di Limite, la canottieri, ricevono il Prefetto e simbolicamente il Presidente della Repubblica al limite con questo momento, che per noi è un momento storico importante, di consegna di questo riconoscimento del Presidente alla società canottieri. Per questo evento abbiamo quindi organizzato un programma, non so se è stato Sì, dato, l'ho è stato dato. dato, quindi lo potete vedere, magari poi ce lo dite se può andare a vedere anche un pochino più nel dettaglio. Diciamo che abbiamo voluto anche unire con la parte iniziale, con l'alzabandiera e il passaggio che ci sarà delle barche della canottiera in Arno, un po' anche il riferimento ai 150 anni dell'Italia. Le nostre barche vorrebbero essere un po' le frecce, come ci sono le frecce tricolori, ci saranno le nostre barche tricolori dei canottieri che passeranno di fronte al prefetto e quindi alle autorità presenti. L'invito per le società centenarie. Sì, Sono dillo stati. se va, questo solo per Sì, finire. no, sì. Nell'occasione abbiamo invitato le società centenarie di tutti gli sport della provincia di Firenze, perché qualche anno fa fu fatto un'associazione fra queste società, eravamo 14 e ora siamo 23. E si è voluto dare l'importanza alla cosa anche guidando loro, perché effettivamente fanno parte della storia dello sport fiorentino e toscano. Chi ci sarà però non vedo il momento. Fate le domande, siamo qui, si risponde, si fanno. Volevo sapere gli appuntamenti relativi al palio maschile, quando si sarà fatto a luglio, a settembre. Il Palio della Montata è a settembre. No, 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 la No, puntata è il l'hanno spostata. 24 luglio. Benissimo. 24 luglio per motivi tecnici, Quest'anno perché spostare si è dovuto anticiparlo. Comunque, se volete sapere il programma, glielo dico io. vai, ti vedo Allora, tutto il 9 luglio ci sarà la processione in Arno su una barca si verrà messa l'immagine della Madonna del Buon Consiglio, e di contorno ci saranno i quattro barconi che rappresentano il paese di Limite. È una rievocazione storica di circa 300 anni e viene fatta ogni 3 anni. Il giorno dopo, 10 luglio, ci sarà il palio femminile di San Lorenzo abbinato proprio alla festa della Madonna. E anche questo era fatto di solito alla fine di luglio, si è anticipato perché la carne è fuori tanto. Poi il 17 di luglio ci saranno le regate fra le società centenarie italiane. La gara nazionale, c'è un programma che ora non ricordo, comunque è stato mandato l'invito a tutte le società centenarie di canottaggio, e sono compreso la Canottieri Limite, siamo 49. Poi il 24, si è già detto, c'è la regata, e poi ci sarà una pausa di riflessione, e a settembre se ne riparlerà, perché c'è qualche altra cosetta da Certo. rivedere, ecco, da fare.
poi che c'è altro? No, ovviamente no, sono queste. No, con queste, ecco. Grazie. E che credo sia opportuno sottolineare davvero, come ha detto il sindaco, la presenza del prefetto e l'onorificenza che viene data dal Presidente della Repubblica, perché quando la massima istituzione, una delle massime istituzioni della nostra Repubblica si accorge, non credo sia una cosa consueta, non credo che questa onorificenza venga data spesso, e quindi quando, essendo stata così conferita alla società Canottieri, per noi è un elemento di vanto, un grosso, ci riempie di orgoglio, e quindi abbiamo voluto dare la massima importanza a questa occasione. Quindi sabato mattina si cercherà di fare davvero una bella festa anche per accogliere il prefetto, e comunque è davvero il rappresentante del governo, in questo caso del Presidente della Repubblica. Che poi, tra l'altro, questo riconoscimento capita a pochi giorni di distanza dalla vittoria ai campionati italiani. Ci sono stati a Varese del 2 senza ragazzi, vittoria ai campionati italiani, poi c'è stato un secondo posto dell'8 ragazzi e altre ottime qualificazioni. Tra le altre c'è anche Jeff Mannozzi, che ha vinto il titolo italiano nell'Under 23 sul misto, sull'8 misto, con un'altra società. Trieste, alla cerimonia sarà presente anche il presidente della provincia di Firenze, Andrea Balducci, insieme a altre autorità, in particolar modo lui, poi il presidente del CONI regionale, il presidente del CONI provinciale, e poi un rappresentante della regione Toscana, e il prefetto, e poi le società centenarie, le sorelle, diciamo così, minori, ma sempre sorelle della società. Numerosi. Puglia e Friuli anche. Ah, sì. Quindi per la regione toscana viene Vittorio Pugli, E poi sarà presente anche l'onorevole Friuli. L'onorevole? Alberto Friuli.